Allora, io sono venuto in Australia nel 1957, avevo 9 anni. I primi tempi, naturalmente, tutto l'impegno mio e di tanti altri che erano qui, giovani, era la scuola. E per anni e anni si studiava, però non si pensava tanto alla cultura, alla nostra cultura. Mentre passava il tempo, osservavano pensieri, ma perché questo, perché quell'altro? E allora mi è venuto questo pensiero che volevo sapere più di quanto riguarda la cultura nostra. Però l'informazione non c'era tanto. E allora nel 1972 o 74, nel mio primo ritorno a Samo, ho pensato di fare qualche domanda alla gente lì a Samo e di più andare nel comune per vedere se c'era informazione riguardo l'origine della nostra gente e tante altre cose. Però poi mi è passata questa idea perché avevo altri impegni e così si è allontanato. Però avevo sempre questa diciamo, passione di sapere più. E allora, poco tempo adesso, perché sono passati quasi 4 anni, che è venuto mio cugino Giovanni Micò, mi diceva, dice, sai, che ci pensi, voglio fare un documentario sull'emigrazione samese in Australia. E io, quando ho sentito questo, ho detto subito, sì, una bella idea, perché anch'io avevo un'idea di fare qualcosa per i nostri figli. Quando ho sentito che Giovanni Micò e compagnia voleva fare un documentary sui samesi qua in Australia, i primi samesi che sono arrivati piuttosto negli anni 50, e ho detto, oh, che una bella idea, no? Anch'io avevo in mente anzi di scrivere un libro per i miei figli, i miei nipoti, e così gli ho detto, sì, come no, se vuoi che faccio io qualcosa, che metto io qualcosa delle mie esperienze dei primi anni qua in Australia, come no, sono pronta. E così ci abbiamo messi a discutere chi era arrivato quando, no? Io. Però grazie innanzitutto all'impegno di Giovanni che si è dedicato a mettere insieme tutte le ricerche che abbiamo fatto e anche a mio compare Giovan Battista Pizzati e mia cugina Agata Colosimo. Questo progetto si sta avvicinando a una conclusione che penso che è molto molto interessante. Per me il progetto è molto valido perché racconta tutta la storia dei nostri genitori, dei nostri parenti, dei nostri paesani. Venire in una terra sconosciuta come era l'Australia non era facile. E mi auguro che attraverso questo documentario tante persone possano capire tutto quello che hanno passato, le sacrifici che hanno dovuto fare e così possiamo gradire tutto quello che ci hanno dato, perché il nostro successo in questa terra è basato principalmente su loro e voglio che anche i nostri figli possano capire com'è tutto successo, tutta la nostra presenza qui in Australia. Naturalmente loro non hanno dovuto fare tante sacrifici come abbiamo dovuto fare noi, però penso che se loro vedono questo documentario possono capire come è venuta la situazione che esiste oggi. Mi auguro che tutti quelli che vedono il documentario potranno capire e riflettendo su tutti i fatti possono dare un vero congratulazione ai nostri che sono venuti qui in Australia e hanno dimostrato una grande capacità e io mi sento orgoglioso di fare parte di tutta questa gente. Grazie.
Ciao, io sono Giovanni Micò, praticamente il regista produttore di questo documentario. Beh, un po' di anni fa io sono venuto, che ero anche molto giovane, cioè ho 13-14 anni di età, e cioè mi ricordo da piccolo il nostro paese di Samo, bellissimo, giocavamo, ci divertevamo, proprio era una cosa immensa. E rimane sempre, naturalmente, sui giovani queste bellezze, dove giocavi, come giocavi, le persone, gli anziani, la neve, le feste e tante altre cose, specialmente la festa di San Giovanni Battista, con varie altre cose che il paese naturalmente ci dava da bambini, tutti insieme, eravamo sempre contenti. Fino in cui poi, naturalmente, siamo venuti in Australia e tanti anni dopo sono ritornato indietro. E andando sul castello Pitagora e guardando il paese in giù, di un certo modo mi è rimasto questa immagine, questa visione di varie cose. E ho voluto in me stesso poter scoprire come abbiamo lasciato, ossia i nostri genitori, ossia anche prima dei nostri genitori, come le persone hanno lasciato questo bel paese, o in generale i paesi dell'Italia, i paesi della Calabria, per andare in un altro mondo, sia che è stato in America, in Argentina, in Francia, in Germania, in Canada, dappertutto. Ma un paese così lontano, in Australia, è una cosa forse più particolare. E guardando il paese che state vedendo anche dietro di me, ho voluto scoprire molto di più. Allora mi è venuta questa idea di fare questo documentario in una conversazione con mio cugino Frank Brancatisano. Gli ho detto: senti, c'ho un'idea di fare questo documentario, raccontare la storia di coloro che sono venuti prima dei 50, però nel 50, il nostro paese. Lui è rimasto molto impresso perché ci aveva un'idea di scrivere un libro sul fatto della migrazione del nostro paese, dei nostri paesani, in Australia. E allora questo è stato un successo a prima vista, vorrei dire, perché ci siamo messi insieme a lavorare. Così siamo contenti che possiamo adesso proiettare questo documentario a tutti voi che siete qui stasera, e speriamo che questo rimane per anni per venire come un riflesso dei nostri emigrati del nostro paese. Così abbiamo, direi, una referenza dei nostri paesani, coloro che sono venuti nei giorni primari per dare a noi questo nuovo paese di progresso e di una nuova vita, senza assolutamente dimenticare il bello paese di Samo. Così vi ringrazio, buona visione e buon divertimento, e speriamo che rimarriamo sempre noi italiani fortissimi samesi in questo paese dell'Australia, e che questo documentario sia anche, direi, una visione per tutti coloro che hanno fatto lo stesso modo. All'infuori di quelle che abbiamo intervistati, il riflesso è tutto uguale. Un grande sacrificio da tutti, ma non solo qui in Australia, ma per tutto il mondo dove il samese è emigrato. Così di nuovo ringrazio a tutti voi. Per continuare, noi siamo orgogliosi di loro e loro debbono essere sempre orgogliosi di
essere nati a Samo, prestigioso paese della Magna Grecia. Mamma mi disse, figlio, dove vai? E mi lascia solo. Se sei no, mamma, e vai attorno. Mi faccio un viaggetto e torno. Non vi dovete preoccupare. Piuttosto, mi date la santa benedizione. Lasciando l'ortice per un bel paese, lasciai me mammi c'è da chi ciangiva e li parenti e tutti i miei amici. Ora nessuno a me sempre sulle abbandonato, sugli emigrati da tanto tempo, qui la Calabria terra d'amori. Penso lontano a casi c'è da me. Stasera siamo nella casa di Stefano Panfà, è stato uno dei primi a emigrare in Australia. Partia commozionato, sa com'è quando uno lascia la sua terra, lascia la famiglia, lascia il padre, lascia la mamma, è molto commozionato. Si capisce.
A mamma mi disse, figlio, dove vai? E mi disse solo, se sei no, mamma, e vai attorno. Mi faccio un viaggetto e torno. Non vi dovete preoccupare. Piuttosto, mi date la santa benedizione. Ritorniamo al viaggio. Riflettendo che avevate 20 anni, appena sposato, avete dovuto partire. Con quale nave? Io sono partito con la nave Sydney. Abbiamo fatto 26 giorni di mare. Abbiamo trovato pure qualche giorno di mare cattivo. Sì. Ma è andato tutto bene. Allora, generalmente il viaggio è andato bene. È vero, come ho detto prima, Il personale che mi ha spinto a emigrare è stato il problema anche di mia sorella che mi ha spinto a venire in Australia. Perché io mi trovavo a Novara e stavo molto bene, ma già che mia sorella mi ha spinto di venire in Australia, ho cercato di migliorare la situazione che avevo a Novara. E infatti ho preso questo viaggio su una nave che mi ha fatto molto male. Quando sono arrivato come uno stecchino. Ho avuto un'accoglienza fantastica, sia da mia sorella che da mio cognato. Sono stato in casa sua per parecchi anni, e finché ho comprato la casa e poi ho portato mia moglie. Mi chiamo Francesco Bonfà, nato a Samo, 1942. Abbiamo partito per l'Australia assieme a mia madre e mia sorella Agatha. Io avevo 13 anni e mezzo, quasi così, e mia sorella aveva 9 anni d'età. Abbiamo venuto in Australia con la nave Neptunia. Ti ricordi il viaggio? Sì, durante il viaggio era ragazzo, giovanissimo, c'era tante attività sulla nave e io non avevo visto mai una nave così, tanta gente, colore, nei porti che si vedono quei neri là, io c'avevo paura. Infatti mi nascondevo che mi prendevano questi neri, specie su Porto Santo, Colombo, però io l'ho fregato sempre. Cioè loro vendevano dei oggetti sulle piccole barche, sul porto. Io gli dicevo, mandami qualcosa giù, su. Io non sapevo neanche cosa c'avevano. Allora uno mi ha mandato dentro un basket, una scheda, e ha portato la corda e c'era una scatola di attole. Io quando l'ho visto, questa scatola di attole qua, me l'ho presa. E non gli ha mandato moneta. Dopo, cosa ho fatto? Gli ho legato la corda sulla nave, lui neanche poteva tirare la corda giù. Ah, sì. E io mi credevo. E l'ho lasciata lì. Lui è andato a finire che la corda l'ha tagliata. Uh-huh. Oggi abbiamo anche con noi la sorella di Francesco, Agatha. Allora Agatha, tu hai viaggiato con tuo fratello, tua mamma, ci puoi raccontare le tue impressioni che hai avuto durante questo viaggio? Sì, quelle che mi ricordo, perché io avevo 9 anni, no? Con noi c'era anche il cugino della mamma, Bruno Bruzzaniti, e anche la nostra zia Vittoria Bracatesano, che era sposata con Procura, al nostro zio Stefano Bonfà, il fratello più piccolo di mia mamma, no? E si è viaggiato con noi. Il viaggio per me non c'era problema, ma la zia Vittoria aveva il mal di mare per tutto il viaggio. Non poteva mai andare su in camera per mangiare, no? E così il viaggio l'ha passato così, sempre a letto. Per altre cose
c'era il prete che accennava un po' di istruzione sulla lingua inglese, c'era la bambinaia dalle volte che ci portava in giro, ci raccontava storie, c'era anche il cinema all'aperto, siamo andati qualche sera, mia mamma era sempre preoccupata per mio fratello perché lui la nave la conosceva sopra sotto, lui è andato anche in piscina senza saper nuotare, perché ogni cosa che era una cosa nuova, no? E come ha raccontato Frank, quando appoggiamo qualche porto come Porto Said o Porto Aden e c'erano dei quei gente colorati, non possiamo dire negri, no? Ma in quei tempi si usava così. Anche mia mamma aveva paura, perché mi ricordo che una volta ci ha portato, con me mi ha portato giù il camerone, no? Perché avevo paura che qualcuno mi rapisse, no? Ma non ha comprato quasi niente. Ha comprato dei fazzoletti, ancora mi è rimasto uno, un fazzoletto di seta, che è un bel ricordo, e c'ho anche un borsellino fatto di pelle di camello, tutta recamata, no? Così, quello ce l'ho ancora. E poi quando siamo arrivati era di mattina e mi ricordo sempre che mia mamma mi ha alzato su sulla renga per far vedere mio padre come ero cresciuto, no? Sì. E l'impressione dell'Australia, come ti è sembrato a te? Beh, come mi ricordo, è un altro mondo, no? Non c'erano fame per le strade, tutte le strade fatte. E un'altra cosa che ricordo è che di fronte all'altra parte della strada c'era un mio papà. E quando mio fratello si è imparato ad andare a comprare la Coca-Cola, era sempre lì, no? Che comprava. E l'altra cosa che mi ricordo, tutti i nostri parenti che erano qua, i paesani, quando ci sono state a visitare, ci portavano dei cioccolati, delle caramelle. Oh, che gioia, no? Sì. In Italia magari le provavamo alla festa di San Giovanni o di Natale, ma sì, sì, erano tutti accoglienti, era una cosa bellissima, no? Sì. Io ho partito dopo tanti sacrifici che ho fatto in Italia nel 1962, che cambiava 62-63, io l'ho fatto sulla nave. La nave, non una nave moderna, è una nave Aurelia, si chiamava, perché non so se esiste, Aurelia. Ho incontrato tanti amici, abbiamo fatto una fratellanza, abbiamo suonato l'organetto nella nave, abbiamo mangiato assieme per 26 giorni. E quando ci eravamo a Melbourne, ci abbiamo diviso con quegli amici che andarono a Sydney. E veramente è uscita pure qualche lacrima, perché abbiamo fatto un'amicizia buona, un'amicizia che non so come descriverla, come fratelli, che malgrado fu 26 giorni, però nella nave abbiamo divertito, abbiamo suonato, abbiamo mangiato, c'era cinema, c'era denso, ma io non mi vergogno, mi dico, io sapevo ballare la tarantella, ma ancora quell'altro dentro là, io non sapevo. E una signorina che faceva maestra dell'inglese, questa è pura verità, mi ha detto: Bruno, perché non balla? Balla con me. Perché sapeva parlare anche italiano, no? E quella insegnava l'inglese, sapeva parlare italiano. Mm. Ma io non so, che viene, vieni, vieni. Vieni che ti insegno io. Mi ha insistito che ho dovuto parlare con quella ragazza che è maestra di scuola, che ci insegnava l'inglese. Malgrado io non sapevo niente, ma quando ero arrivato a Melbourne sapevo, non troppo, ma qualche poco di parole, e mi ha dato un certificato che mi provai, ma che mi provai con poca. Che se era un certificato come Enzo la faccia. ecco. Sì, quando ho trovato a Melbourne ho trovato
tanti amici, sorelle, fratello, quello che erano prima di me qua. Però quando mi hanno preso con la macchina e andavo camminando, io restavo quasi un poco deluso, perché vedevo che non vedevo palazzi alti, vedevo baracche, tavole, vedevo questo, qua è l'Australia, qua. Allora sei venuto tutti insieme, in famiglia? Mio padre è venuto un anno prima, poi abbiamo proceduto io 64, mio padre è venuto 63, noi un anno dopo, il 64, assieme con mia madre e miei due sorelle. Il 48 ho fatto 26 giorni per arrivare a Buenos Aires sulla nave. E il 56 abbiamo fatto altri 26 giorni per arrivare in Australia. E abbiamo incontrato mare cattivo nel Mediterraneo, nell'Oceano Indiano abbiamo passato caldo che non lo ricordo mai, mai, quelle stive laggiù, c'era un caldo terribile. Forse era quando passavate l'equatore. L'equatore, sì. Durante l'equatore, dopo Colombo. Sì, abbiamo preso l'equatore e continuammo 13 giorni per arrivare a Perth. 13 giorni. Il primo porto australiano. Sì. 13 e poi giorni. Quando patemmo i Perth venivamo a era ma. Poi a Baia è stata cattiva pure. Qua, sì, il mare è cattivo. Però i Perth è naturale, sempre così. Là. Mi sentivo. E ci avevate paure? Oh, sulle tante, tanta paura, tanta. Avevamo tre creature. Tre bambini, allora tutti piccolissimi. No, una sì. C'aveva 7 anni, Vittoria c'aveva 7 anni. Aveva 7 mesi. Teresa c'aveva 3 anni. Giuseppe c'aveva 5 mesi. E allora tutti e tre piccoli. E queste navi di una volta, cugino, erano dei giocattoli, diciamo, rispetto alle navi moderne che c'erano, e certamente avevate paura di sopra, molto lente nei viaggi, erano sempre affollate perché venivano tanti emigrati, e il cibo com'era? Cosa mangiavate? Come eravate, diciamo, trattati su queste navi? I navi erano quelle che abbiamo usato, i navi che abbiamo usato per il Sud America erano vecchi proprio. A due, non c'erano in Sud America. Sì, ma quelle che siamo venuti in Australia erano navi belle, navi che si potevano viaggiare, c'era lusso, c'era cinema, c'era tutto là lassù. No, non ci possiamo lamentare. Il cibo era di prima qualità. Si mangiava, si beveva il bicchiere di vino. E questo era pure importante, mangiare bene e trattati bene. Siamo state trattate bene fino a che siamo arrivati qua. Nella casa di compare Gregorio e compare Teresa, Bruzzaniti, per continuare la storia dell'emigrazione samese in Australia. Compare Gregorio è partito da Samo nel 1949 per emigrare in Argentina all'età di 18 anni. Una cosa straordinaria, lasciare la terra nativa per andare via a 18 anni. Come mai avete deciso di andare in Argentina, Compare Gregorio? Tutte partevano, noi stavamo abbastanza bene, però tutte partevano andare tutto in America e io poi ho deciso di andare pure. No? Era una cosa di moda allora? Era come moda, sì, nel tempo, sì. Vi trovate bene a Samo a quei tempi allora? No, noi in quei tempi stiamo abbastanza bene. E allora in Argentina, perché Argentina? L'Argentina in quei tempi era una nazione dei migliori in quei tempi, perché in quei tempi tutti migravano tutti in Argentina. L'Australia si sapeva poco, però dopo ha avuto più successo. Più successo all'Australia, sì. Tutto è venuto qua. E in Argentina avevate qualche parente che vi ha ospitato? Sì, avevo un zio che in Argentina io
Lui mi ha fatto l'altro richiamo, io abitavo con lui per un po' di tempo. E questa esperienza in Argentina com'è andata? Come l'avete trovato? Problemi di lavoro, di lingua? No, io non ho trovato mai problemi perché io lavoro ho trovato subito. Una settimana dopo che è arrivato là io ho cominciato a lavorare, lavoravo in ferrovia, ho lavorato per 4 anni. E dopo ho lavorato in fabbrica e ho lavorato per conto mio, ho messo un negozio di calzolaio. Ok, in Argentina siete stato per tanti anni, quanti anni esattamente? 14 anni ho stato in Argentina. È un bel periodo di tempo. Ci potete raccontare qualche esperienza che avete avuto in Argentina? Qualche esperienza sia del lavoro sia del modo di vita? Come modo di vita era bellissimo perché là la gente si diverte, mangia, beve, si diverte, non lo pensa ma altre cose, sempre il divertimento e che passa la vita bene. Bello, bello. E durante questo periodo avete incontrato con Maria Teresa, com'è andata questa storia? Sì, come noi abitavamo nel stesso paese, io l'ho conosciuta perché era con madre di un zio mio, e là ci abbiamo messo. È stato là. Siete innamorati? Innamorato, sì. Sposati, avete avuto dei figli in Argentina? Abbiamo avuto 2 figlie, Brigida e Maria. In Argentina. E poi per qualche ragione avete deciso di emigrare un'altra volta, in Australia questa volta. Sì, perché in quel tempo io ho avuto, c'era un fratello mio venuto in Argentina e lui aveva avuto, lavorando in fattoria, ha avuto un accidente. E dopo di quell'accidente io mi ho messo, era troppo triste. Incontravamo solo e qua c'era tutta la fratelli, sorella, e mi hanno chiesto che veniva qua e ho deciso di venire. Ok, so, allora il viaggio verso l'Australia com'è andato? Avete viaggiato con la nave un'altra volta? O? Sì, abbiamo viaggiato con la nave con Giulio Cesare fino in Italia. Abbiamo poggiato 14 porti, abbiamo fatto un bellissimo viaggio. Abbiamo stato a Napoli, a Genova, e dopo abbiamo stato a Samo per 2 settimane. Allora voglio farvi una domanda pure io riguardo questo vostro, diciamo, viaggio dall'Argentina che avete descritto, che si stava bene, lo stile di vita era molto bello, molto bello. La gente pensava a lavorare, però pure a divertirsi. Allora, quando siete venuti in Australia, avete trovato lo stesso stile di vita dell'Argentina o avete trovato cambiamenti diversi? No, troppo cambiamenti, qua è troppo, la lingua è troppo difficile, la vita è differente dell'Argentina. La vita per me era più facile, però qua grazie a Dio piano piano ci abbiamo messo al sistema un'altra volta, abbiamo comprato la casa e un'altra volta abbiamo fatto di nuovo. Allora cugino Giovanni, quando siete partiti dall'Italia? Il 10 marzo 1940. No, 51 mi sembra che avete detto. O 40 o 51. No, 40. Sì, 1951. E siete arrivati in aprile. In aprile sì, siamo arrivati. Sì. E la nave, come si chiamava la nave? Hellenic Prince. Ed era una nave greca, vero? Greca, sì. Sì, sì. E da Melbourne siete andati direttamente a Sydney? Siamo a Sydney. Siamo fermata a Melbourne e poi a presto giorno siamo partiti per Sydney la nave e avete preso il treno? Poi abbiamo preso il treno per Queensland.
Compare Luciano, quando siete arrivati in Australia, come l'avete trovata? Avete trovata, per esempio, come voi aspettavo? Naturalmente, come hanno spiegato, è stato un po' difficile. Troppo dura era, i primi tempi uno come dire, si trova in disagio, la lingua, tutte cose. Non è come se pensava che arriva uno e il sacrificio, prima era così, che... ma se vuole andare via la sorte, dopo non mi si tornava mai da retto. In Australia, per il prima, ringrazio tanto a mia zia che si impegnava e mi faceva venire. Di più, ringrazio anche il governo australiano che mi ha accettato, perché era con mezza vita, diciamo con occhio, non erano tanto facili. Di più voglio dire che anche in Australia non ho dato dei problemi, ho lavorato e ho fatto il mio più dovere che ho potuto fare. E questo lo posso dire forte. Sono venuto nel 1966, ho partito di Samo con l'accordo del mio cognato Pietro che mi ha fatto il ratto del richiamo.